1961-2011, 50 anni di storia, 26 edizioni, numeri e date che stanno a testimoniare la formula vincente e sempre più apprezzata in tutto il mondo della Biennale Internazionale dell'Umorismo nell'Arte di Tolentino, una delle poche istituzioni culturali italiane che dal 1961 si rivolge alla promozione e alla divulgazione della caricatura e dell'arte umoristica di ogni tempo e paese. Si parte il 21 luglio, tema scelto per questa 26esima edizione dal direttore artistico Andrea Gualandri, è l'arte del Novecento. Il Novecento è stato il più grande contenitore di poetiche e di stili. Nel Novecento le correnti artistiche hanno vissuto in modo frenetico, coinvolgente e rivoluzionario. La Biennale, a 50 anni dalla sua prima edizione, irrompe nell'arte del Novecento, ne scrive la storia a più mani e con il contributo di tutti gli artisti che hanno partecipato, attraverso la pratica mai obsoleta dell'umorismo, che predilige l'azione irriverente in alternativa alla rigidità accademica. In occasione del suo 50° anniversario, la Biennale Internazionale dell'Umorismo di Tolentino allestisce nelle sale napoleoniche di Palazzo Parisani Bezzi la mostra Tra il sublime e l'idiota, l'umorismo nell'arte contemporanea italiana, una nuova sfida biennale per il curatore Luca Beatrice. L'esposizione allestita quest'anno, sottolinea Andrea Gualandri, direttore artistico, è un doveroso omaggio ai 50 anni della Biennale, animata dall'intenzione di valorizzarne il suo passato e di celebrarne il suo eclettico creatore Luigi Mari. La maggior parte dei lavori, ricorda il presidente della giuria Bruno Gambarotta, ha preso di mira un determinato artista e può essere interessante stilare una hit parade dei maestri che hanno stimolato i concorrenti.